Buonasera, eccoci ad una giornata del Festival del Giornalismo a Modica. Uno dei nostri ospiti è il signor Riccardo Morales. Signor Riccardo, noi sappiamo, buonasera intanto, sappiamo che ha collaborato con Pippo Fava. Ci può dire come lavorare con lui in persona? È semplice da raccontare. Diciamo che abbiamo fatto due buoni problemi. Una è il giornale del Sud, che era un quotidiano a Catania, 30 anni fa, e poi i siciliani. I siciliani continuano un tono, perché i ragazzi che conoscete come tra clandestini in un certo senso sono dei siciliani. No, esistono vari gruppi di giovani Italia che continuano a restare, uno dei quali è questo qui in provincia di Monza. Sì. Ecco. E quindi più o meno questo qui. Sì. Io che Pippo Fava non era una persona importante, cioè ho insegnato a non essere persone importanti e la nostra volta avevo invece che un disegnato. Quindi un mistero. Il mestiere del calzolaio è molto semplice, mi fa le scale. Se ci cadi di bene, mi fa un calzolaio. Se ti fa male, mi fa un calzolaio. Mi fa vedere tutte le sfide. Ma noi facciamo dei conti. Però il nostro è un mestiere. E così di tutto caso sappiamo che ha portato molti sacrifici per portare avanti queste cose. No, è purtroppo quello che chiamano eroe. L'eroe non ci interessa, no. Pippo Fava era una brava persona, un buon artigiano del suo mestiere, che ha fatto bene il suo mestiere. Una cosa molto coraggiosa che ha fatto è stata di vendersi la casa per poter fare il giornale. Queste sono le cose che abbiamo fatto. Il siciliano era un giornale molto letto, non era anche il giornale del Sud, non era poi avvenimenti, e lo è stato perché, diciamo, in genere il giornale che ne facciamo piace. Però non è neanche una pagina di vita, perché l'imprenditore siciliano non ha questo problema, no? Quindi a un certo punto è tutto tutto. E riuscì a durare tanto a lungo che si è riuscito a questo di vendere della casa, no? E anche questa è una cosa che abbiamo cercato di ricordarci. E fare un buon giornale, per esempio, anche a costo di non riuscire a andare forte. No, ecco, questa è un'altra cosa del mestiere. Un po' però sono contento quando vedo un bel paese. E probabilmente non lo fanno anche tanto per i soldi. Dovrei essere poi io per fare un servizio. Qui si metterebbe un foglio, spero, una cosa come un buon ferroviere, un motore. E tutta gente che fa quello che sa fare meglio del tempo, perché fa questo del solito da fare. Alcuni mestieri sono pericolosi, il giornalista, il motore, il ferroviere, il poliziotto, no? Ecco. E quindi alle volte è un po' più difficile farlo, no? Ma non per questo il giornalista, il motore. Pericoloso deve essere chiamato eroe, gli sono per il crimine, ma non siamo più italiani. Però un giornalista che dice la verità comunque un eroe. No, solamente un muratore che l'altro per punto piano, non è un eroe, è un muratore, forse un ferroviere. Ecco, il ferroviere che guida per esempio in Calabria, l'intercity in Calabria, dove la linea è persa, dove fa guidare la mente, ma non può avere un buon carattere, uno che può semplicemente fare il suo mestiere sapendo che è rischioso, però lui ci tiene a chiedere se non viaggi. Ecco, la parte di per non aprire il capore, no? E non può avere un momento, così un buon giornalista non si deve sentire un eroe di questo tipo. Se noi consideriamo più un po' come o più un altro, volete voi, degli eroi, in realtà noi diciamo, voi siete più voi, come siamo spettatori, non so se lo se lo consideriamo meglio una persona, no, come la faccio, però ormai è uno, quindi quello che fanno loro, in qualche modo lo facciamo, lo possiamo fare anche noi, sebbene la necessità, no? Il tempo di guerra, questo succede, succede che appena quello che viene in comunità, a un certo punto si trova che sono in breccia con l'esercito, allora la scappa. Si arrende ai tedeschi, si mette a fare il partigiano, deve decidere lui, no? Ma non è che per questo è diventato un buon soldato che al momento giusto non scappa, ma fa il suo dovere, non so se mi spiego, e quindi è uno che può, è uno come noi, quindi può anche noi lo fare come soldato. E con tutto quelle grandi parole lasciamo noi prima la televisione, no? Noi siamo persone normali, abbiamo nella vita normale, no?
soprattutto le cose che abbiamo fatto, vorremmo vederci il più possibile di giovani, come è la sua parte. Noi siamo arrivati alla quinta generazione, da quei tempi, in 30 anni. Io ho avuto questa grande piacere di vedere 5 generazioni di relazioni tra di noi, e così via, no? E penso a questo punto, questa linea non si inserisce per la mia perché non insegniamo queste cose che sto dicendo. Facciamo bene, se qualcuno non mi piace, peggio per lui, no? Se qualcuno si incazza, peggio per lui, no? Alla fine noi contiamo sulla solidarietà delle persone, dei le manifestazioni che hanno fatto i siciliani, i siciliani, i vari gruppi che sono sotto, però, guardate, però sono la storia di fare, no? Io non ho i soldi per comprarmi l'altra pompa, per esempio, no? Mentre invece i cavalieri erano in Italia, ma intanto sono quei cavalieri che non ci sono più. Quindi noi poveracci siamo riusciti a liberare le catene dei cavalieri, prendo per portarci a macchia, no? Contrariamente a quello che si poteva pensare, perché? Perché abbiamo avuto l'appoggio di tanta gente, no? Queste cose qui, e dopo di adesso loro sono tutti finiti, nessuno di loro è morto ancora stando nel potere, non è morto. Questa è una cosa che può succedere dappertutto. Se un giudizio su questo festival del giornalismo? Che se vuol dire, a me non mi piacciono i festival, lo vogliamo in qualche modo più. Ci sono delle cose molto buffe, per esempio, questo è un giornalismo non ufficio stampa, scritto con un solo. No? E così via, anche uno che mi sta interessando di vedere solo una faccia seria, questo è molto simpatico, non so se mi spiego, però le cose che stanno facendo tutti molto buone, voglio dire anche un professore, no? I ragazzi che fanno l'estimare, se voi universitari sono bravi, fanno un buon giornale, se voi provate a prendere il grande stima e vedete che il titolo cade esattamente tutto, no? È un impatto professionale, questo piccolo fatto da un quarto euro. Un altro quindi la morte, ecco, per me il problema in questi giorni è questo, io voglio che alla fine di questi giorni, no? Il giorno dopo, non resta solo le chiacchiere, non resta un passo avanti organizzativo, per cui se questi giorni cercheremo di fare proposte molto pratiche, non so, se quindi non parleremo di quanto sono i loro sociali attivi, ma parleremo di quanti giorni bisogna mettere più tra gli scatti a casa. E che è così, se voi per esempio comprate un telefonino nuovo, quello qua da regalare quest'anno per Natale, un telefonino non molto più, diciamo da 100 euro, no? E proprio con questo telefonino voi potete leggere tutto, con un quattro giorni tipo o Repubblica, Repubblica ultimamente un mercato fa delle tecnologie di tutto, le pagine spogliate di internet, gli studi, di PDF, no? Ecco, questo cosa di internet, attenzione a queste cose. Sia che sia un nuovo settore di mercato di mercato, no? E quindi questo livello deve essere bravo e saper utilizzare. Quindi noi abbiamo proposto dei prodotti specifici per questa gente. Come mai? Lo facciamo perché sono un allievo di gruppo A, di siciliani, che sono dei primi giovani da andare in foto con la produzione. Avvenimenti sono dei due giovani che sono sulla stampa di Torino a fare, a trasmettere il fare, diciamo, quei tempi non si usava. No, ecco, ai siciliani nel 93 abbiamo fatto uno dei primi siti internet d'Italia, no? E addirittura abbiamo fatto una parte del sito per streamer in ambo, no? E Casablanca è stata la prima rivista che erano specialisti interamente montata in Linux. E giù ancora Peppini in passato non si è messo a fare i volantini, ha fatto una radio, no? Che era una novità assoluta per lei. Ecco, stiamo molto attenti alla tecnologia. Perché poi ci permette di parlare a tanta gente. Quando avevo questo appunto, e quando il direttore, un paese che non è dopo, c'è un'unica, no? A imparare le tastiere, che a volte non c'è il mondo, cioè delle rudimentali tastiere con dei mondo proprio hanno tanto, no? E a quel tempo i giornalisti non solo non dovevano scrivere la tastiera, ma era vietato da tanto, perché la tastiera era proprio materiale, lo dovevano fare di tipo, non so dove. Qui invece con le prepotenze facciamo prima di aprire il corso di essere e imparare, no? Infatti noi possiamo dire tutti molto bravi, e qualcuno mi ha detto il quale di dire, ma perché voi dovete imparare la tastiera? La cosa che ha detto, casomai che il giorno volete fare
se non avesse avuto questo da chi parlava, non è mai voluto fare proprio, no, non so da dire, e anche oggi le dobbiamo sapere di più degli altri, perché noi siamo la voce del popolo, siamo la voce del senatore nostro, quindi se esce una novità noi dobbiamo essere i primi a saperlo, i primi a studiare la parola, a cercare di fare, non contentarci mai. Il clandestino non è il problema, però voi lo dovete guardare insoddisfatto, capisci? Perché è un giornale, ma se è un giornale va bene, non tocca, attaccato al muro e fate un nuovo. È 40 volte più nuovo e più bello. Tanto se ne gioca il tempo, cioè, e così, alla fine sarete voi a capo più, non saranno un quattro imbecilli che vorrei fare adesso. Ok? Ok. Allora, la ringraziamo, ultima domanda. Come siamo andati? Non è possibile, che per un bellissimo da fare.